Buonasera a tutti, lo avete appreso anche grazie agli spot che stiamo trasmettendo proprio in questi giorni su Tele Liguria Sud. È di fatto operativo dal 15 di ottobre un nuovo sistema di allertamento meteo per quel che riguarda la protezione civile. Eravamo abituati ad avere a che fare con i numeri, allerta 1, allerta 2. Ora dovremo essere in grado di interpretare dei colori, quindi il giallo, l'arancione e il rosso. Ho qui in mano il DGR che, come dicevamo, è operativo dal 15 di questo mese, sull'aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di protezione civile. Eccolo qui. Per far capire esattamente, in maniera semplice, che cosa cambia di fatto proprio con questo cambiamento da numeri a colori. Intanto cambia poco se non solo un senso cromatico, perché di fatto le cose che succedevano ieri succederanno anche domani e saranno gestite e devono essere gestite alla stessa maniera. A questi colori devono corrispondere obbligatoriamente delle fasi operative che i sindaci dovranno mettere in pratica. Già dalla fase gialla, quindi dal colore giallo, che dice occasionale pericolo, fenomeni ed effetti locali, deve essere messa in moto una fase di operatività da parte dei comuni. Mentre invece sia per l'arancione che per il rosso bisogna considerare una fase di preallerta. Questa fase di preallerta è una fase molto importante perché significa aver predisposto monitoraggi sul territorio, aver predisposto la macchina operativa in modo da dare risposte immediate a chi? Ai cittadini poi, perché lo spirito della legge è salvare la vita ai cittadini.